Salve a tutti, siamo oggi qui da me e sì, c'è la mia postazione, c'è una postazione diciamo. Perché chiamata postazione? Perché vogliamo fare un programma di tutto ciò che c'è attualmente a portata di mano a Milano e iniziamo qui nel mio piccolo studio che è qui a Cormano, dietro proprio alle spalle della Villa Manzoni di Milano, di Cormano a Busuglio, dove il poeta Manzoni ha scritto I Promessi Sposi. Si chiama Busuglio, guardate sui Promessi Sposi che troverete questo paesino, questa frazione di Cormano. Dunque, allora, l'amico Gabriel mi ha suggerito di far conoscere la parte della mia vita, perché è talmente complessa doverla spiegare che non è cosa molto semplice. Ci proverò. Cominciamo da quando ero ragazzo. Allora, intanto vi racconto già che sono stato uno sportivo. Ho fatto tante cose nella mia vita. E tuttora sono ancora impegnato, anche alla mia giovane età, di continuare a fare qualcosa di interessante, perché se non è interessante non mi ci metto e non ho intenzione di riposare, anche se sono a una certa età che dovrei riposare come fanno i miei colleghi, ma io non intendo riposare. Perché allora adesso vi racconto un fatto che vi interesserà, che l'avrete sentito qualche volta anche in televisione, detto da me o dai miei colleghi. Io ho già fatto il testamento per quando il Supremo mi chiama e io dirò presente, perché non posso dirgli di no, perché lui sa dove sono. E quindi quando mi chiama non mi posso neanche rifiutare, però diciamo io vedo già e il preparativo, che sarà molto limitato, si intende, preparativo quando mi spediranno al di là, però prima verrà fatta una cerimonia come solitamente si fanno tutti in chiesa eccetera, sul carro funebre, e dietro desidero vedere tutte belle donne con la minigonna se possibile, che cantano, sorridono, e questa è gioia, perché se vedo uno piangere mi ribello, anche se sono nella tomba. Ecco, adesso inizio col dire. Dunque, da ragazzo ho fatto tante cose. Ho iniziato con la radiofonica, cioè prima col teatro, poi con la radiofonica. E una delle più grandi lavori radiofonici è stato nel 1952 52-53, che poi per 5 anni si faceva l'Anacleto il gasista, di cui questa trasmissione radiofonica con Gianni Marchesi e Marcello Marchesi e altri tanti altri, io facevo il figlio dell'Anacleto il gasista. Quando dicevo scemi, io vi conosco e vi tengo d'occhio, voi sapete che io non pago il sabato, ma tutti i giorni. Questa era, diciamo, quando iniziava la trasmissione si diceva questo. Allora, poi il fatto delle mondine. Siccome questa trasmissione era solo semplicemente perché non c'era solo la radio quando sto parlando io adesso, la radio, e quindi televisione non c'era. Le mondine nel Vercellese e nel Novarese mondavano il riso, e voi sapete chi sono le mondine, quelle che coltivano il riso, perché il riso è sempre stato una risorsa grandissima per, non solo per la Lombardia ma anche il Piemonte. Di conseguenza le erbe, dopo averlo piantato questo riso, doveva essere estirpato l'erba attorno, e erano le mondine in mezzo con i stivali in mezzo all'acqua che toglievano queste erbe che diciamo erano dannose per la pianta del riso.
Allora, i proprietari terrieri, siccome questa trasmissione iniziava dall'una alle tre, dall'una e tre, erano 2 ore di trasmissione, questi avevano l'intervallo di mangiare a mezzogiorno, pranzare a mezzogiorno, vabbè, non si sa. E allora, poi dovevano riprendere il lavoro sotto il sole cocente e cantavano mentre spigolavano, mentre toglievano questi erbacci, cantavano. Però loro erano preoccupate perché non sentivano questa trasmissione radiofonica. Allora, no, siccome hanno fatto diversi scioperi e il riso, se lo trascuri, se ne va, non lo recuperi più, allora i proprietari terrieri, dopo alcune rivendicazioni di tutte queste bondine, hanno accettato tutti di mettere dei pali in mezzo alle risaie con le altoparlanti, perché quelle 2 ore di trasmissione, mentre loro lavoravano, volevano ascoltare l'anacleto il gasista. Questa è la storia, prima. Poi arriviamo allo sport. Allo sport, giocavo nella Garibaldina, qui a Milano. Dopodiché mi vede il grande Benito Lorenzi, detto il Veleno, dice, no, questo dopo tanti passaggi però, e dice, dai, voglio vedere. Lui stava quasi finendo di giocare, la sua carriera era quasi finita, che poi lui se n'è andato ad Alessandria e ha scoperto Rivera, per dire, diciamo, in quel periodo, dopo di quel periodo è venuto il grande Peppino Pisco, che questa è la sua sedia, che poi ve la ricorderò il perché esiste questa sedia e perché qua. Quindi, allora vado al calcio, poi un po' di fortuna eccetera, vado all'Inter. All'Inter ero un bel ragazzo, c'ho una foto eccezionale che adesso spero di recuperarla, perché me l'hanno... gliel'ho prestata per fare delle riproduzioni, non me l'hanno più data, però che sono io, Angelo Moratti e Peppino Prisco negli spogliatoi, che avevo appena finito di fare la doccia. E mi disse quel giorno, vai alla Spala Ferrara, perché a Ferrara sarai qualcuno. Mi ha illuso, sono andato. Poi succede la disgrazia, in una partita l'arbitro mi ha munito più volte, e alla fine il mio portiere, perché noi alla squadra eravamo 5 giocatori dell'Inter, scusa, 5 giocatori di Milano, e eravamo andati alla Spala Ferrara. Alla Spala di Ferrara, allora era una grande squadra, non si poteva dire altro. E quindi mi ricordo contro la Juventus, e ebbi questa disgrazia che l'arbitro mi ha munito più volte, e poi alla fine il mio portiere, certo Paparella, mi disse, dagli una sberla. Io le ho dato una sberla e loro hanno detto che io ho dato un pugno a questo arbitro. Questo arbitro furbino si è buttato per terra, è stato più 4 ore per terra, viene squalificato, vabbè, non importa. Quindi, e qui inizio un'altra attività per caso. Dicevano, siccome non c'era le moviole che poteva testimoniarlo, dico che io gli ho dato un pugno, in effetti era una sberla. Pensavo che io ero uno che picchiasse, allora mi chiamano a Milano, in una palestra famosa, dice, ma visto che lei non giocherà più al calcio, potrebbe anche fare un altro sport. Ma loro mi hanno coinvolto perché pensavano di mettermi nel pugilato, e difatti così è andata. Poi nel pugilato ebbi anche tanta fortuna, perché essendo nella mia categoria ero alto e logicamente avevo del vantaggio, le braccia lunghe e la distanza, non facevo spettacolo ma vincevo, ecco, l'importante era vincere. E poi alle Olimpiadi del 1960 io mi trovavo a Roma, e poiché avevo fatto un incontro mi hanno usato una spalla, non ho potuto fare le Olimpiadi, di cui ha dato un caro amico, che è da tempo che non vedo più, del mio peso, è stato medaglia di bronzo, sì,
o d'argento, adesso non mi ricordo, comunque ha vinto al mio posto. Quindi, e poi dopo del 60 tutti, prima serie degli ex pugili, dei pugili, siamo diventati tutti professionisti e quindi parte la carriera da professionista. Arrivo a Bologna, vengo il titolo italiano contro un romano che poi è diventato campione europeo, Tommaso Galli, che era molto amico del grande Eleka, scusate. Allora, niente, poi a Bologna vinco il titolo italiano, poi mi ritiro d'attività, perché a me non piacevano i pugni e quindi penso che non piacciono a nessuno. Quindi, come vedete, ci sono ancora i miei guantoni da allora, di là ce ne sono, poi ci i magazzini, tutti gli attrezzi, persino pugni, palle, eccetera. Poi c'ho una palestra che adesso non uso più. Poi, niente, mi do al giornalismo. Perché giornalismo? Perché mi concedeva una possibilità di lavorare in proprio e anche di fare quello che mi piaceva, era quello di scrivere. Io il mio intento qual era? Quello di fare leggere anche gli analfabeti. Questa era la mia intenzione, è utopia, lo so, però è questo. E ora da tempo i miei libri, di cui questo è uno degli ultimi, non ultimo ma quasi, diciamo, e quando a Milano i Celsi facevano l'uva, che in dialetto milanese, quant a Milan i Murun faceven l'uva. Quindi questa è una mia ribellione interna, che ci ho voluto quasi 20 anni per scriverlo, perché volevo ribellarmi, perché a differenza di 5 chilometri mi ero spostato da Milano centro, ero venuto a Brusuglio di Cormano e purtroppo per 5 chilometri eravamo forestieri, e questo è un fatto grave. Oggi neanche il meridionale non diciamo che è forestiero, perché è cambiato tutto la mentalità. Una volta c'era il grande campanilismo, il paese suo era suo, proprietà, nessuno poteva contestarlo, purtroppo, e questa è la regola. Questo libro è già la seconda, questa è la seconda edizione, se ne farà un altro, perché i miei libri, io sempre, non pensate che io pecca di presunzione, però e anche, volete, perché c'è sempre scritto, se vuoi un libro, vuoi leggere a colori, eccolo, questo è un libro da leggere a colori. Io do l'input, voi dovete prendere la vernice, ma non è così. E perché leggendo nella tranquillità non vedete le figure in bianco e nero oppure il paesaggio, lo vedrete senza altro colore, perché la passione del leggere porta anche questo, se è ben raccontato. E se non ci sono le grosse parolone, che bisogna andare sul dizionario a vedere cosa vuol dire. Vuol dire non leggere più giornali, neanche libri. E questa è la mia ragione, perché ho sempre avuto la passione del libro, ecco, dello scrivere. Ecco perché parlo. Io ho sempre lavorato in proprio, fino a parecchi anni fa, mi sono ritirato. Mio padre è stato un famoso scultore, tutti della nostra famiglia, ha segnato da tanti altri, ha segnato anche la scuola di Asola, Belle Arti, poi niente, qui sotto vedrete che insegnava pure ai miei nipoti e ai miei figli che, per scolpire, e di conseguenza io sono rimasto nell'azienda Marmi, di cui per tanti anni ho condotto 3 laboratori di lavorazione marmi, graniti e statue. Perché? Andiamo. Allora, mio padre viene di Mantova, è mantovano,
è a cavallo fra diciamo, la bassa bresciana e l'alta mantovana, quindi a un chilometro di distanza cambia questo diciamo, questa regione, questa provincia. Di conseguenza, cosa succede? Che ha conosciuto mia mamma. E questo libro che ho fatto prima vedere, quello dei quando i Gessi facevano l'uva, parla di loro due persone, buona parte parla di loro, ed è una storia sulla Lombardia, di tutte le attività, di tutte le carte, persino della guerra, e cosa si mangiava, poi il progresso, che adesso non riteniamo più il progresso che c'è stato, mentre c'è stato, perché io ho vissuto in questo povero, in questo periodo, dove io spesse volte dico anche i ricchi hanno pianto, perché a Milano quando hanno bombardato tutta la città e anche le periferie, anche chi aveva i soldi ha pianto perché non aveva più nulla. Quindi questo, sono documentati su questo libro ultimo fatto, no ultimo però. Quindi mio padre ha insegnato e ha imparato la scuola d'arte a Mantova, poi ha insegnato alla scuola d'arte di Asola, alla Moretto di Asola, poi mio fratello è stato un altro scultore anche lui, che da tempo poi anche lui è morto. Quindi la nostra diciamo famiglia viene da una famiglia nobile e poi ci siamo adattati come tutti gli altri. Di conseguenza noi portiamo, cioè io no, ma mio nonno, il marchese, si chiamava Anchise, mio padre si chiamava Enea, mio fratello, l'altro scultore, si chiamava Anchise, e quindi ci chiamavano i greci, ma in effetti eravamo lombardi. Quindi, allora, poi io ho avuto questa azienda per tanti anni, mie, anzi ne ho avute tre, una nella zona di Lucca, dove la zona di Marmi, poi Cormano, poi Limbiate, poi opere ovunque, di marmo e anche in bronzo ne ho fatte parecchie. Ecco, certo non ero ai suoi livelli, però insomma mi sono adattato, ci sono tante opere in giro delle mie, anche di quelle di mio papà, eccetera. Quindi, però, quando io poi mi sono diplomato a Milano, alla scuola Solferino, come geometra, perché mio padre desiderava che nella famiglia ci fosse un tecnico. Io avevo la passione per altre cose. Poi alla fin fine avevo una fidanzata, fidanzata che lei aveva studiato, cioè stava studiando, certo, non aveva ancora finito, a Trento, all'Università di Trento in sociologia. E allora, per non essere meno, ho voluto frequentare anch'io, che poi mi sono laureato. Quindi lei invece, oltre che si laureare, ha insegnato pure in questo ateneo. Allora il giornalismo non mi ha dato soldi, perché se non avevo la mia azienda, il giornalismo no, però mi ha fatto conoscere tante cose. Pensate che io sono del Capricorno, e ci tengo a dirlo, perché dicono che quelli nati nel periodo sotto, diciamo, il segno del Capricorno sono persone chiuse, sì, persone abbastanza preparate, caparbie, che vogliono e arrivano. Invece io sono tutto il contrario, io sono per il sociale, mi piace leggere e scrivere. E stare in compagnia, perché la compagnia per me è bene. Ho tanti nemici, ma nemici ne ho tantissimi, ma preferisco avere i nemici piuttosto che gli amici, perché i nemici io me li tengo a bada, i nemici solitamente, gli amici si manifestano amici, ma se potessero toglierti di mezzo ti toglierebbero, perché c'è l'invidia, vabbè, questo è un discorso di esperienza. Poi viene il caso che mi dedicano, cioè la selezione, i giornali hanno fatto i loro settori, tutti diciamo
tutte le testate, i giornali, e hanno fatto le selezioni, cioè hanno dato ognuno un compito, perché una volta il giornalista faceva tutto. Poi il settore mio è combinato con la cronaca nera. In cronaca nera ho fatto cose bellissime. Certo, non mi vedrete mai me, e non saprete mai come chi ero, anche se i lavori li ho fatti per tanti anni e fatti bene, né in Sicilia, contro la malavita, poi Calabria, nelle Puglie, sempre in mezzo a questi fatti pericolosissimi. Ma forse probabilmente io sono nato per stare nel pericolo, perché nel pericolo mi so difendere, so tenermi a bada, perché lo prevedo. E allora, quindi lì c'è tutta una storia del mio giornalismo, dove anche il Circolo della Stampa mi ha più volte mi ha fatto delle riconoscenze e mi ha fatto anche capire che qualcosa di buono ho fatto. Poi le cose sono andate come sono andate, però lo sport, io sono sempre stato legato allo sport, però mi annoiavo, perché quando loro mi hanno tolto di fare il giornalista in qualsiasi settore, non si fa la cosa fatta bene, perché non è abbastanza professionale. E però mi volevano inserire nello sport, ancora nel calcio. Ho visto che non era il mio ambiente, perché non c'era tutto un po' di far credere, ma io sono pignolo, sono sempre stato. Io ho vissuto con dei personaggi che non voglio dire, però personaggi che facevano paura, ha fatto paura anche i grandi, questi personaggi. Non erano dei grandi personaggi, ma nel buio facevano paura. Io ho vissuto assieme loro e ho portato a casa delle notizie e nomi che mi hanno dato la notorietà. La notorietà viene se tu fai, altrimenti non sei nessuno. Ma la mia notorietà non esiste, perché in effetti per la cronaca nera non viene menzionato il mio nome. Io mi chiamo Lenzini Lorenzo, ma per la cronaca sono anche Silvio. Poi sono stato il Corbanese. Poi, insomma, è cambiato tante cose, persino il domicilio. Che il domicilio che mi hanno dato sono stato un paio di volte, non di più. Quindi giù in Toscana. Quindi di conseguenza ho fatto tante cose e penso che quelle tante cose che ho fatto, penso di averle fatte bene. Questa è la mia presunzione, adesso, d'accordo, però io sempre ovunque vado, gente mi saluta e non so chi sono. Vuol dire che se anche lavoravo in incognito sapevano chi ero. Per ora questa è la mia dichiarazione. Adesso, se vogliamo ricordare qualche particolare per quanto riguarda questo piccolo museo mio, che è la storia, i personaggi che sono stati qua in mezzo a questo piccolo buco, sono stati tanti, tanti. E uno dei più grandi per me è sempre questo, che mi è stato amico per tanti anni, grande Peppino Prisco, e quindi vicepresidente dell'Inter, e di cui ci siamo legati per tanti anni. Ma ecco, questo era un personaggio molto molto strano, che lui giustificava sempre, anche se l'Inter non perdeva, non giocava bene, lui li giustificava sempre, aveva sempre verso gli avversari tifosi delle altre squadre, altre società,
lui giustificava i suoi, anche se sapevano che sbagliavano, non facevano le cose fatte bene, ma lui li giustificava. Poi, in effetti, lui era sordo, ma a volte penso che lo volesse fare veramente, perché era una soluzione per lui di risolvere. Chi ti aggrediva, chi ti criticava, sapevano tutti che lui era sordo, gliene fregava niente. Questa era, poi nel pugilato qui c'è tante persone, tanti personaggi, di cui c'è nei funerali di Duilio Loi, siamo io e Maurizio Stecca. Ora vi faccio vedere, vi faccio notare dall'inizio i personaggi più famosi del Novecento. Qui abbiamo il grande Peppino Prisco, caro amico, di cui è stato un grande uomo, presidente degli avvocati italiani, presidente degli alpini italiani e tante altre cose. E quindi anche Adriano Gagliani del Milan. Io sono interista, nato interista, e ho giocato nell'Inter da ragazzo. Poi ho fatto altri sport. Allora adesso vi indico i personaggi che ci sono appesi ai muri del mio ufficio. Allora, qui era la scuola ufficiale a Caserta nel 1959. Qui è il Mozzali che ha scoperto la Vanoni nella Mala milanese. Qui insegnava mia nipote. Qui invece è il grande Peruzzi, Angelo Peruzzi, portiere dell'Inter e della Juventus. Poi cominciamo, questi sono i dragoni del Genova, perché io ero un dragone del Genova, cavalleria. Qui è l'ultima maglia di calcio della SPAL di Ferrara che ho indossato, che poi sono stato squalificato per ragioni disciplinari. Quindi qui è la maratona di Milano, che sono arrivato nono, e questa è la sua medaglia. Poi dal calcio sono passato al pugilato quando sono stato squalificato, e dopo ho vinto il titolo italiano a Bologna. Poi qui c'è tutta la mia familiari personaggi. Questo è l'Accademia Calcio che abbiamo dedicato a Benito Lorenzi, il grande veleno, e questa è la sua caricatura che le hanno fatto. Qui ci sono altri personaggi, qui c'è Angelo Moratti, che quando è morto Benito Lorenzi ha dato la maglia sua a numero 11. Qui c'è la grande squadra ambrosiana Inter, molto vecchia. Questa è la medaglia di Peppino Prisco, è il davanti, e questo è il retro medaglia dello stadio di San Siro. Questo è Angelo Moratti, presidente dell'Inter, papà di Massimo, e il retro della medaglia. Questi sono ritratti che abbiamo fatto a carboncino per i meriti di Cronaca Nera. Qui c'è il grande zio Beppe dell'Inter, questa è la scultura che ho fatto. Questo è Peppino Prisco, che siamo stati tanto amici, e che è morto quando ha compiuto gli 80 anni, la sera medesima che ha compiuto gli 80 anni è morto, dicendo che il buon Dio, gli ho detto quale piacerebbe fare prima di morire o eccetera. Cioè lui mi disse, piacerebbe sistemare un po' di carte prima di morire. Quindi, qui poi abbiamo il grande Benito Lorenzi dell'Inter, chiamato il Veleno, un grande giocatore che ultimamente abbiamo fatto la sua Accademia Calcio di Bollate, che poi la conduce questa Accademia Daccia, Alfonso Daccia di Bollate. Quindi c'è, come vedete, c'è tante cose qui dentro che non è facile poterle spiegare tutte. Ecco, questo è il nostro caro Franco Festucci, è stato un bel pugile, molto bravo anche. Tu di che classe sei, Franco? 31. 31, e quindi io del 37, ci sono 6 anni di differenza. Però lui è stato un bel campione molto prima di me. E lui è di Roma, poi è venuto a Milano
ha avuto una bella palestra e di cui ogni tanto andavo a trovarlo, andavo con Sandro Lo Popolo, andavo con Rocky Mattioli, venivo con Michele Gullotti, venivo un po' con Garbelli. E quindi era la nostra famiglia da lui, perché lui ci accoglieva sempre. Lui è un personaggio che ha vissuto una vita eccezionale, di cui ha girato pure il mondo, poiché lui aveva sposato la grande attrice allora, la Franca Marzi, che dopo è morta in che anno? Franca? Negli anni 70? Adesso gli anni 70 che è morto lei. Ecco. Comunque poi lui conosce molto bene anche la Rosalina Neri, l'attrice Rosalina Neri, che ti saluta, anzi oggi non l'ho chiamata. E poi vabbè, ha fatto parte di tutto il nostro vivere da ex campione anche, però da ex pugili, dove noi abbiamo, qui a Milano era la roccaforte, diciamo, del pugilato. Oggi non c'è più nessuno perché la maggior parte sono deceduti, e come campione abbiamo ancora lui, che ricordiamo spesso, anche se lui in questo momento non sta più bene da tanto tempo, se vuole riposare, si adatta a stare in casa, mentre una volta eravamo sempre più o meno in giro. Ecco, bellissimo, è stata una bella possibilità oggi e anche opportunità di venirlo a trovare, anche per tanti prima, ma visto che sono venuto da questo mio amico, ho preso anche l'opportunità di suonarti il campanello. Caro Franco, che bei anni quelli, vero Franco? Ho visto tre mesi fa, ho visto Tommaso Galli, è stato il mio avversario al titolo italiano a Bologna, e li vedo spesso, bellissimo. Divisa sportiva, Divisa sportiva l'hai fatto, no? Divisa sportiva. Dopo il titolo italiano a Bologna, mi sono ritirato nel, vinto il titolo del 64, che dopo le Olimpiadi siamo passati tutti professionisti noi, e dopo il 64 mi sono tolto, basta, ho continuato a fare il giornalista. Vado bene. E va bene, dai. Poi dopo le farò vedere il mio filmato qua, ai miei carissimi, perché noi andiamo spesso a Pavia, due volte sì, organizzano le cene fra di loro, fra tutti noi ex pugili, e andiamo sempre lì, sia, beh, adesso l'abbiamo fatto settimana scorsa a Pavia, perché l'hanno anticipata prima dell'inverno, prima di Natale, e poi ne facciamo un'altra in primavera, mese di maggio, un altro pranzo, allora, sono ben organizzati, è morto pure Coso Lalla. Io ho incontrato le cinture di Milano, mamma mia, che lui è pavese, oh, come si chiama? Giordano Campari, è morto anche lui 3 anni fa circa, e insomma gli anni passano. E piano piano. Ecco, vedo spesso il Negrini, Mario Negrini. Lo vedo spesso, anzi continuavano a dirmi, settimana scorsa mi hanno detto ma quando è che ci porti Franco? Ho detto Franco non è un problema, è un po' un problema portare. E noi andiamo in treno, non andiamo in macchina a Pavia, andiamo in treno. Bene, il mio grande, che ricorderò sempre, che lui mi ha accettato come se fossi un pivellino. caro Franco. Allora c'è tempo. Ciao.
Oggi siamo qui per commemorare, poco tempo fa è stato commemorato con le autorità, purtroppo siamo arrivati in ritardo e adesso assieme al senatore Enrico e Mario, ex pugile, siamo qui per ricordare il grande medico di Cormano, medico condotto, che ha fatto tutto dal 1939 al 1972, medico condotto. E quindi abbiamo il piacere di essere qua uniti per ricordare un grande personaggio, come lo è stato un po' tutti di noi, più o meno, con altri compiti, però ricordiamo che ognuno deve fare con la sua, quello che sa fare. Il senatore ha sempre fatto il senatore. Non sempre. Anche ho lavorato anche. Parlamentare ha lavorato quando aveva tempo, il Mario invece in pensione, abbiamo boxato tanti anni fa, siamo ancora col cervello a posto, grazie a Dio, e oggi ci troviamo in questa circostanza che poi è stato fatto questa commemorazione assieme alla sagra del paese di Bisuglio, dove adesso ci recheremo nella villa del poeta Alessandro Manzoni per rammentare altre cose, magari più o meno importanti, però abbastanza storiche. Grazie. Beh, sono contento di essere qui in questo luogo a cui è stato dedicato questa targa, perché penso che io non l'ho mai conosciuto, però da quello che ho sentito raccontare il dottor Cinto Rossi, come medico condotto, era una personalità ben voluta da tutto il paese, perché allora il medico condotto assisteva alle nascite e poi per tutto il resto della vita dei suoi assistiti. E quindi il fatto che sia stato dedicato questa aiuola e questo largo credo che sia una giusta e doverosa testimonianza nei confronti di una persona che ha dedicato tutta la sua vita al bene dei suoi concittadini. E quindi è per questo che sono contento di essere qui a testimonianza di questo fatto, perché il ricordo di queste persone deve essere sempre vivo anche alle generazioni successive che non l'hanno mai conosciuto, come esempio di fratellanza, di professionalità, di persone che hanno dedicato tutte le proprie capacità e le proprie sensibilità all'assistenza e allo sviluppo sociale. E anche credo che sia una grande testimonianza di cui anche oggi abbiamo bisogno. Grazie senatore. Oggi ci troviamo qui nel piccolo parco della via Turati, nella frazione di Cormano, che poi si chiama Brusuglio, dove qui a molto vicino abbiamo la Villa Manzoni, dove il poeta ha scritto i Promessi Sposi. Domenica scorsa era la sagra del paese e il mese manzoniano. Di conseguenza abbiamo commemorato il dottor Rossi, primo medico condotto di Cormano e Brusuglio, e dopodiché è arrivato l'altro medico, Attilio Facconti, di cui è fatto il medico di Cormano dal 1951 fino al 2001, poi purtroppo è andato altrove. Questa è una cosa che fa piacere, ricordare due personaggi, due medici che hanno fatto tanto per la popolazione di Cormano. Allora, lui è il maggiordomo dei Marchesi, dove per tre generazioni lui è stato al suo come dipendente. Lui sa tutta la storia dei discendenti Manzoni, di cui l'ho menzionato su un ultimo dei miei libri, e lui mi ha dato tutta la discendenza dei Manzoni fino ad oggi. Questo è un uomo che, a parte che lui è pagato per fare questo lavoro, perché è un dipendente,
però è un uomo che ha seguito un bel pezzo di storia, è l'uomo da tenere in considerazione. Grazie. Nome e cognome? Ah, scusa, Schenetti Ruggero. Come si chiama? Schenetti Ruggero. Ok, vuole parlare qualcosa? Ricordo importante? Di qualcosa. L'importante è che ormai il tempo passa, purtroppo. Peccato che non ci sia un ricambio che si possa mettere al mio posto, perché io ci terrei molto a lasciare la villa in buone mani, perché ormai i filippini non sono amanti del Manzoni né della casa Manzoni, e questo è un grosso guaio, capisci? Io ci terrei a trovare qualcuno che mandasse avanti la casa, di che potrò andare avanti io, capisci? E così sarà. Grazie. Prego, sì. Vuol dire qualcosa, vero? Qui siamo da 62, no? Così tante? Ma sono tutte della sua collezione? Queste qua sono qualcuna. C'è anche un Guzzino? Cioè, non l'ho tirato fuori, ma ce l'ho. Ah, ecco. Io, mio papà aveva lo Guzzino. Lo dico, aveva Guzzino. Poi abitavamo in via Piranesi al terzo piano, ed inverno lo portavamo su, perché non si poteva lasciare giù in strada. No. Allora facevamo una fatica dalla misera, lo portavamo su, non c'era ascensore allora, lo portavamo su fino al terzo piano. E poi in primavera... E per cosa potevo c'è tutto nella ruginiva neanche. Nella ruginiva, sì, sì. A me quando hanno regalato la bicicletta andavo a scuola, a un certo punto la strada non era più asfaltata, la portavo in spalla per paura di romperla. Certo. E poi alleva anche le api? Sì, a un... 15 Arni, in fondo al parco. Sì. Ah. Un giorno andiamo a vederli. Dove era? Dove il quest'anno ha avuto dei problemi le api? No, no. Molto bene. Dove il Barchese diceva 4-5 anni fa che erano morti delle betulle, voleva piantare dei vigneti. Nessun vigneto, si deve piantare piante da fiori. Si deve solo da fiori? Tutto da fiori, meno che qualche ciliegia che ho detto io. E qualche albicocca per vedere. Ci vuole sempre il braccio. Il parco è molto vasto il parco. Quanto è? Sono 7 ettari. 7 ettari sono veramente tanti. 7 ettari e mezzo, perché è molto raro. In America lo operavano per fare le siepi, perché ha dei pungiglioni molto grossi. È diventata una pianta gigantesca, caduta e ricresciuta. E dell'epoca? L'epoca del Manzoni è molto bello. Ma so che c'era un castagno. Il castagno è stato seccato. Quello mi ricordo dovevo su giocare su quella pianta, sì, sì. Era vicino quasi alla chiesa. Però questa era una cultura politica molto, molto rara, perché era lì, sì. Poi ci sono la catalpa del Manzoni che era il 5 maggio e tutte le altre cose. C'è un platano che ha 300 anni. C'è un platano anche? 300 anni. Quindi all'epoca, cioè, Manzoni quello l'ha trovato tutto. L'ha trovato anche lui, non è che l'ha nel 1805, la morte di Carlo Donati, nello Giulio, la casa non è nello stato del fatto in cui si trova adesso, erano due ville separate, Villa Trotti e Villa Imbonati. La Villa Imbonati era del 600 e Villa Trotti un po' più moderno. Questa è storia. E da qui sono la parte Trotti e poi decidono di fare questo centro della villa come attualmente. Che ha collegato? Che ha collegato, però i lavori vanno talmente per le lunghe che nel 1818 non sono ancora finiti, sono finiti i soldi. Decidono di venderla, ma nessuno si presenta, o meno si presenta un unico compratore che è spaventato dal prezzo, così scrive lui, o dalla lontananza di Milano, non si fa niente. A quel punto prende i lavori e li può ultimare. E da lì comincia nel 1822 comincia a vedere i promessi sposi, ecco. 5 maggio, molto, in pochi anni lì è molto prolifico. Questa edizione dei promessi sposi, che prima si chiamava sposi promessi, sì, o fermerosia, sì. Fa 28 edizioni, lì correggendo sempre qualcosa, famoso lavaggio dell'armo, la perfezione, la ricerca del... Nel 1840 adesso è l'edizione definitiva, solo che i grandi studiosi che si parlava che venissero, Ernesto Visconti, Tommaso Grossi, i grandi dell'epoca, che venissero a Brusuglio per soggiornare o per dare una mano al Manzoni nella correzione dei suoi sposi, ma era la Giulia Beccaria che era un genio veramente, a parte essere una donna molto leggera con certe cose. A Parigi con Imbonati, certamente il marito è stato un matrimonio combinato, perché lui aveva 28 anni più di lei, per coprire le magagne che ha fatto questa cosa. Ma le magagne erano cose buone. Era cosa buona, ma per allora era abbastanza grande. Sì, è scandaloso. Tant'era che poi ha ricevuto la scomunica dalla Chiesa, ha dovuto rivedere dopo da calvinisti che erano... Ma non raccontare tutto oggi, sennò spifferi troppo. No, andiamo un giorno a vedere per le api, un giorno per le api voglio. Lui è un personaggio che bisogna tenerlo d'accordo, io non lo molesto mai. Centellinarlo. Non lo molesto mai, tanto è vero che può scrivere un libro con me,
Non aspettare molto perché poi sai che dopo... Senti, adesso io ho tempo perché sono sempre a Milano. C'è la via come via Manzoni, via Comodinella. Ma sì. No. Non sa stare. Lì. Volevo sapere come sta il Marchese, si è ripreso. Marchese si è ripreso abbastanza bene, è andato ieri a Venezia. Ma è troppo, sarebbe la Marchesa? No. Allora la Marchesa... Ho preso la servitù. Tutti, talla sono solo. Il figlio è andato io, in Calabria. Solo che va l'accompagnato. Il figlio è andato in Calabria.